Sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e mi apre la porta, io verrò da lui, cenerò con lui ed egli con me. Oh mio Dio. Giovanni. Scrivi alla chiesa di Efeso. Chi ha orecchie ascolti ciò che lo Spirito dice, perché si converta e cambi vita. Quello che vedi, scrivilo in un libro e mandalo a tutte le comunità dell'Asia. Non temere, io sono l'Alfa e l'Omega, il primo e l'ultimo, e il vivente. Io ero morto, ma ora vivo per sempre, e ho potere sopra la morte e sopra gli inferi. Scrivi dunque le cose che io ti mostrerò. Esse sono un messaggio per tutte le chiese del presente e del futuro. Vieni, ti mostrerò le cose che devono accadere. Entrai nella porta del cielo. C'erano 24 vegliardi avvolti in candide vesti, con corone d'oro sul capo, e 4 esseri viventi. Vi era un mare trasparente, simile a cristallo. Ed ecco, c'era un trono nel cielo, e sul trono c'era un rotolo, scritto sul lato interno e su quello esterno, sigillato con 7 sigilli. Chi è degno di aprire il libro della storia e scioglierne i sigilli? Nessuno in cielo, né in terra, né sottoterra, è in grado di aprire il libro e leggerlo. Nessuno ne è degno.
No. Oh mio Dio. No. Ti supplico, Signore. Fa che qualcuno apra i sigilli. Questa è la nostra unica speranza. La nostra unica speranza. Giovanni. Maestro. Non piangere più. Guarda, il Messia ha trionfato. E sarà lui ad aprire il libro e i suoi sette sigilli. Fa sì che gli uomini si uccidano a vicenda. Perché ha questo potere? Perché gli uomini sappiano dove li conduce l'odio. Per il mondo la miseria e la fame. Vieni. Ecco, questo è il peggiore di tutti i flagelli. Qual è il suo potere? Ha il potere più terribile che esista. Quello della morte. Per ricordare al mondo che solo in Dio c'è la vita. Chi può fermare tutto questo? Solo l'amore di colui che ha dato la sua vita per noi. La morte non avrà mai l'ultima parola. Avrà la vita e vivrà in eterno. Dio è amore. E chiunque di noi vive nell'amore, vive in Dio. E Dio in lui.
miserere nobis, miserere nobis. Sostene. Quando, mio Signore, quando cesserà di essere versato il sangue di tanti innocenti? Abbiate pazienza, fino a quando il numero di quelli come voi non sarà completo. Partecipate intanto della mia vittoria sulla morte. Beati voi poveri, perché vostro è il regno di Dio. Beati voi che ora avete fame, perché sarete saziati. Beati voi che ora piangete, perché riderete. Non reggeranno gli empi nel giudizio, né i peccatori nell'assemblea dei giusti. La via degli empi andrà in rovina. Chi sono costoro? Da dove vengono? Loro sono i salvati, quelli che sono passati attraverso la grande tribolazione e si hanno lavato le loro vesti rendendole candide con il sangue dell'agnello. Non avranno più fame né più sete, perché l'agnello sarà il loro pastore e li guiderà alle fonti delle acque della vita. E il Signore tergerà ogni lacrima dai loro occhi. Ecco, guarda, l'agnello, il Messia, sta per aprire il settimo sigillo. Ha aperto il settimo sigillo e c'era il silenzio, un gran silenzio nel cielo. Thank you.
si è compiuta la salvezza di Dio e la potenza del suo Cristo, perché il male è stato vinto per sempre. Il Signore vince sempre, amici miei. La sua vittoria sul male è il fondamento della nostra fede. Le parole di Gesù si avverano dinanzi ai nostri occhi di giorno in giorno e continueranno ad avverarsi fino alla fine dei tempi. Beati sono tutti coloro che osservano il suo comandamento di amarci gli uni gli altri. Che la grazia del Signore Gesù sia sempre con voi. Amen. E poi vidi un nuovo cielo e una nuova terra. Vidi la città santa, la nuova Gerusalemme, scendere dal cielo, da Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. Ecco, questa è la dimora di Dio con gli uomini. Egli dimorerà tra di loro ed essi saranno il suo popolo. Ed egli sarà il loro Dio, il Dio con loro. Ed egli tergerà ogni lacrima dai loro occhi, e non ci sarà più morte, né lutto, né lamento, né affanno, né dolore. Perché le cose di prima sono passate. Lo spirito e la sposa dicono: vieni. Chi ha sete venga, e chi vuole attinga gratuitamente l'acqua della vita. Amen. Vieni, Signore Gesù.